125 a Teramo. Telefono 0861 24 39 65. Chiuso domenica sera e lunedì. Purtroppo al momento si trova in una specie di limbo, nel senso che non dovrebbe, incrociamo le dita, aver timore di lottare per retrocedere, ma al momento non ha nemmeno grandi chance di potersi inserire, perché i playoff sono a 4 punti, soprattutto abbiamo un calendario che scontri diretti alla mano non pare essere favorevole, però proprio in virtù di questa cosa i teramani dovranno lottare per cercare comunque di raccimolare più punti possibili e magari le ultime partite cercare di fare i conti e vedere dove possono arrivare. Ma questo discorso della lotta per la salvezza non è un po' inficiato, un po' falsato da un Napoli che ormai è già crollato? Sì, c'è ovviamente Napoli che non fa testo, infatti il campionato si può dire che ufficialmente ha 16 squadre, ma in realtà ne ha 15 perché Napoli non fa testo. Falsato no, perché alla fine ognuna verrà, diciamo, prenderà sempre 2 punti con Napoli. Certo è che oggettivamente tutto l'ambiente di Teramo pensava di non trovarsi in questa situazione a questa parte di campionato, ma ripeto, dobbiamo giocarcela fino in fondo. Conteranno proprio i minimi fattori, i minimi particolari, sarà una sfida davvero fino all'ultimo minuto. Buonasera amici del basket, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Abruzzo Basket. Weekend sicuramente molto molto difficile in casa Banca Terca Teramo per una sconfitta, quella arrivata ieri in casa contro la NGC Cantù, che probabilmente fa cambiare definitivamente i piani in casa appunto Teramo Basket in via di Albentis. Una sconfitta decisamente amara che da un lato ieri ha messo in evidenza alcuni limiti della squadra, dall'altro insomma è stato una sorta di suicidio quello della Banca Tercas Teramo. Davvero un peccato, perché la vittoria sarebbe stata estremamente pesante, così non è stato. Oggi cercheremo di analizzare insomma questa partita, di capire anche quello che sarà il futuro della squadra, perché la partita di ieri poteva rappresentare un bivio e all'orizzonte ci sono due impegni assolutamente molto molto difficili e chiaramente a questo punto bisognerà concentrarsi sulla parte bassa della classifica, come già aveva preannunciato la scorsa settimana il nostro Matteo Falzon, che presenterò dopo aver presentato l'ospite di questa sera, che è un ospite che invece ha il sorriso sulle labbra perché la sua squadra è in grandissima condizione, fratello d'arte Andrea Grosso. Ciao Andrea. Buonasera. Buonasera ad Andrea e benvenuto per la prima volta nella nostra trasmissione, e saluto Matteo Falzon. Ciao Matteo. Ciao a tutti, buona serata. Ecco, è un momento delicato, non abbiamo ospiti a livello di giocatori, però vogliamo sentire l'allenatore della Banca Tercas, Andrea Capobianco, che al momento è fuori Teramo, si trova a Napoli per uno dei suoi stage, però insomma lo sentiremo nel corso della trasmissione, con lui faremo un approfondito collegamento telefonico per capire che cosa sta succedendo alla squadra e soprattutto appunto per verificare quello che sarà il futuro della Banca Tercas. E a tal proposito, Matteo, come dobbiamo interpretare la gara di ieri, persa appunto in volata, una gara se vogliamo anche ricca di paradossi, no? Meno 17, poi più 7 e alla fine poi il tracollo. Secondo me, ripensandoci anche oggi, dove la delusione, l'amarezza, la rabbia ancora
molto grande. Diciamo che la partita di ieri è stata forse lo specchio reale di questa stagione, perché si sono visti in 40 minuti i difetti, con un primo tempo, diciamo, uno dei peggiori dell'era Capobianco. Si è toccato il punto più basso, meno 17 inizio terzo quarto, poi la grande reazione che di fatto ha racchiuso quel periodo in cui Teramo comunque ha dimostrato nell'arco della stagione di avere sempre un grande carattere, un grande cuore, e sul più 7 di nuovo i difetti di concentrazione, i difetti che parlava anche, di cui parlava Capobianco la settimana scorsa, ovvero di mancanza del killer instinct, di non chiudere la partita. Ieri, è particolare, tu hai detto il più brutto primo tempo della gestione Capobianco, la scorsa settimana abbiamo detto il più brutto ultimo quarto della gestione Capobianco. Ci manca il terzo quarto, il terzo quarto, ma questo è anche un indice ulteriore del grande momento di difficoltà che sta affrontando la squadra. Sì, un grande momento di difficoltà, e proprio per racchiudere questo momento di difficoltà mi preme sottolineare comunque che anche sul meno 17 ieri il pubblico, tante volte contestato, comunque apostrofato anche da noi perché magari era mancato nell'atteggiamento, ieri è stato molto molto positivo, meno i ragazzi della curva che dopo il primo tempo hanno abbandonato gli spalti. È un momento veramente negativo, soprattutto perché la partita di ieri potrebbe avere strascichi da un punto di vista morale, perché sul più 7 veramente non abbiamo parlato prima di istinto del killer, ma ieri serviva veramente pochissimo, neanche l'istinto del killer, per chiudere quella partita. Quindi c'è da lottare. Entreremo più tardi, anzi tra pochissimo, nei meandri di questa partita. Voglio sentire però anche Andrea. Chiaramente voi, Andrea, a Pescara state vivendo un momento del tutto opposto, perché avete vinto tutte le partite del girone di ritorno, eccezione fatta che è quella contro Francavilla Fontana. Insomma, è un momento di grande euforia. Sì, certo, è un bellissimo momento. E, come hai detto tu, il girone di ritorno lo stiamo facendo veramente alla grande. E io sono del parere che se riusciamo a giocare in questo modo, correndo con grande intensità, ce la possiamo giocare con chiunque. Purtroppo mi dispiace per il periodo di Teramo, perché è la rappresentante del basket abruzzese nella massima serie, quindi dispiace un po' a tutti noi amanti della pallacanestro, però sono contento per il nostro momento personale. Va bene, vediamo i risultati dell'ultima giornata di campionato. Possono partire le immagini della schermata. Matteo, risultati questi che confermano lo straordinario momento della Sigma Coatings, che ha battuto Treviso nell'anticipo, partita involata risolta da Milano nei confronti della Canadian Solar Bologna. Siena, insomma, era... Io ho controllato il risultato al 24esimo, quando noi eravamo, Teramo era a meno 17 e Siena era appena più 2 al 24esimo, poi ha allungato nel finale. La vittoria, il ritorno alla vittoria di Biella su Roma 8-5-8-0, Caserta vince a Pesaro, Avellino batte Varese, Cremona chiaramente non ha difficoltà contro la Sebastiani. Matteo, insomma, meno male in ottica teramana che Pesaro e Varese siano state sconfitte ieri. Sì, da questo punto di vista, infatti, eccezione fatta per Cremona, che di fatto doveva vincere comunque a tutti i costi. Gli altri risultati sono andati bene per la banca del Castellano, perché Varese, che vinceva anche con merito e largamente a un certo punto della partita ad Avellino, ha perso facendo solo 8 punti nell'ultimo quarto contro Avellino, con un grande Trautmann, 8 su 8 al tiro, 13 rimbalzi. Ecco, a proposito, Matteo, abbiamo anche le immagini, sì, di questa partita, quella di Avellino, tra Avellino e Varese, quindi possiamo vedere mentre tu vai al commento. Per gli altri risultati, Ferrara perde, diciamo, in volata, anche se Siena anche con qualche contestazione, 17 punti di Satò, decisivo in questa vittoria. Per il resto, 7 vittorie consecutive di Montegranaro, che diventeranno 8 domenica, perché al Palasavelli arriverà Napoli. Ottimo Maestranzi, Jumaine Jones 7 su 8 da 3 per Caserta, che vince a Pesaro e ferma un'altra diretta concorrente in questo momento di Teramo. Treviso appunto ha perso a Montegranaro, e in volata vince Milano sulla Virtus Bologna, tenendo presente che Milano potrebbe a breve, e potrebbero anche esordire con Teramo, due giocatori come Jamon Gordon e Morris Taylor. Per Morris Taylor sarebbe un ritorno, Jamon Gordon è quello della Fortitudo, che
tristemente noto a Teramo per il lancio della lavagnetta, per i problemi fisici di Petravicius e soprattutto di Hacker. Ecco, su Biella Roma, abbiamo anche qui le immagini. Dopo 5 sconfitte consecutive, vittoria di Biella, trascinatori Smith e il giovane Chessa con 19 punti. Per Roma, il campo di Biella, che sia vecchio, il Palasport vecchio, il Palasport nuovo, fa poca differenza. È la quarta sconfitta di seguito, penso, di Roma sul campo di Biella. Tendo presente che dopo 5 sconfitte consecutive comunque la squadra di Becchi era chiamata a una pronta risposta. Ecco, tra poco vedremo la classifica. Andrea, tu un commento innanzitutto, se hai una fede cestistica a livello di Serie A1, e poi faccio insomma un commento per quello che hai visto di questo campionato di Serie A. Ma fede cestistica in particolare no, forse qualche anno fa ero simpatizzante per la Fortitudo, ma senza nessun motivo particolare. È un classico, chissà sì. Perché per insomma i giovani la Fortitudo ha esercitato sempre un certo fascino. Qualche anno fa, poi con Basile, il tempi di Pozzecco, prima ancora con Giorgiovic e Maers insieme, Fucica, sì. Quindi evidentemente soprattutto. Sì, attirava molto l'attenzione questa squadra. Io ho visto la partita Biella-Roma. Devo dire che comunque Biella riesce sempre a lanciare giovani anno dopo anno. Chessa ha fatto una partita pazzesca. E per quanto riguarda la classifica, ora Teramo c'è in una situazione abbastanza, non dico complicata, però deve riuscire a vincere più partite che può. Se, non dico per arrivare ai playoff, comunque quanto per stare tranquilla, diciamo. Siccome noi siamo scottati per quello che è successo nel 2007, Matteo, ora i playoff li vogliamo un po' mettere da parte. Penso che anche in via d'Albentis la situazione sia questa. Soprattutto perché come il 2007 c'è uno scontro diretto nelle ultime giornate. L'altra volta era Reggio Emilia e questo è Cremona. E l'ultima giornata è sempre Montecanaro. Quindi... sinistre ricorrenze. Però vediamo che cosa è successo ieri. Andiamo al Palace Capriano, riviviamo la partita con questo servizio, poi la analizzeremo. E adesso si fa veramente dura. A termine di una gara estremamente contraddittoria, la Banca Tercas-Teramo consegna un altro finale agli avversari e incamera la quarta sconfitta consecutiva, bissando l'1-4 di record del girone d'andata. Vince Cantù 72-73, una partita che Teramo ha giocato malissimo per almeno 23 minuti e nella quale è stata sotto per i primi 35. E quando i biancorossi, o forse sarebbe più giusto dire amoroso, l'avevano girata, riescono a compiere un'altra impresa, quella del suicidio perfetto. Sopra di 7 a 80 secondi dalla fine accusano un parziale di 8-0 che risolve la contesa per i Brianzoli, anche perché l'ultima preghiera di Uber allo scadere va sul secondo ferro. Un risultato che iscrive ufficialmente la Banca Tercas nella lotta per non retrocedere. Se è possibile consolarsi, diciamo che le sconfitte di Pesaro e Ferrara sono un fatto positivo, molto meno lo è il calendario imminente di Teramo, che in queste condizioni non fa presagire nulla di buono. Alla palla 2 con Cantù a sorpresa, Capobianco ripropone in quintetto Stanescu al posto di Young. Il rumeno ha un discreto impatto offensivo, ma commette 3 falli in un amen, esce dopo 7 minuti e non rientrerà più, ma questo ormai è la prassi. Per il resto, nonostante il coach Teramano provi tutti i quintetti possibili e immaginabili, non ottiene le auspicati riscontri. Scarsa energia sui due lati del campo, attacco con pochissime idee, Cantù va col suo ritmo di gara, col suo passo, e pur con un Green sottotono e con un Leonen gravato di falli, sono un concreto Ortner ed un superbo Marco Svili, 23 alla fine per l'ex trevigiano, a trascinare Cantù avanti di 10 all'intervallo, 31-41, dopo aver toccato anche il più 15 ed aver dominato la Tercas a rimbalzo, 21-12 il differenziale. E va anche peggio al rientro dagli spogliatoi, parziale cantorino di 7-0. A quel punto sale in cattedra Amoroso, 24 punti, che trascina i compagni, mette in partita il Palasca e infila 3 siluri dai 6-25. Il tiro da 3 resta l'arma privilegiata dei biancorossi, che vivono di quella. In difesa ci mette del suo anche Jurak, mentre Jones si appiccica proficuamente a Marco Svili. Teramo si rimette in carreggiata prima di un ultimo quarto, dove il tono agonistico è altissimo. Sembra fatta quando, dopo tante opportunità sciupate, Teramo sorpassa e allunga 72-65 dopo un lay-up di Poeta. Poi inspiegabile, Jones si addormenta e concede 2 triple a Marco Svili. Poeta sbaglia il sottomano del più 3 e Green, figli spettatore non pagante, firma il canestro partita a 6 secondi dalla fine. Carattere, cuore e difesa non bastano più. Alcune lacune strutturali emergono, enfatizzate da una tenuta mentale ora più che mai fragile. È probabile che la società si farà sentire in settimana, necessaria un'inversione di tendenza e sia ancora in tempo per evitare impreviste sofferenze.
Matteo, quanta amarezza, Vi ho detto prima, grande amarezza, grande rabbia, grande delusione. Prima, all'inizio della trasmissione, abbiamo pure fatto qualche risata, adesso dopo aver visto queste immagini è tornato l'atmosfera cupa. Niente, un momento veramente difficile, bisogna rimboccarsi le maniche. Allora, vediamo che cosa è successo poi in questo ultimo minuto. Dire la verità sono 80 secondi, no? Perché questo è il layup che porta Poeta a segnare il 72-65, 1:20 alla fine, qui sembra praticamente fatta. Diciamo, anche noi in telecronaca abbiamo parlato di ipotetica ribaltata, cioè di continuare a giocare perché bisogna vincere, ma ribaltando possibilmente anche il meno 5 dell'andata. Invece poi succede questo. Io rivedendo le immagini, Capobianco ha parlato di difesa, comunque di squadra 5 contro 5. Io purtroppo qui vedo un solo e unico colpevole, che è Bobby Jones. Questa è l'azione successiva, qui siamo al più 4 Teramo, palla contesa con Marco Civili che a mio avviso non commette fallo, lui va onestamente sul pallone, c'è anche un po' di contatto ma è inevitabile e il livello agonistico della partita nel quarto si era alzato, questo non è fallo, possesso alternato pro Cantù e Bobby Jones come in precedenza si perde in maniera clamorosa Marco Isvili. Allora io chiedo in regia del coordinamento Jacopo Forcella di tornare alla prima tripla concessa a Marco Isvili e poi di tornare alla seconda tripla, perché Matteo, io penso che queste sono delle distrazioni che non si possono, che nessun giocatore si può permettere, tanto più a questi livelli di pallacanestro. Guardate Jones su Marco Isvili, peraltro Jones aveva marcato benissimo Marco Isvili nell'ultimo quarto, l'aveva cancellato dal campo, qui se lo dimentica completamente e poi ci spedisce Poeta. E poi ci spinge Poeta dopo che lui si è praticamente addormentato. Questa è l'azione appunto successiva nella quale Amoroso va l'uno contro uno, ma a quel punto Amoroso viene anche raddoppiato perché Amoroso ieri aveva massacrato la difesa di Cantù, specie nel terzo e nel quarto da fuori e anche in post basso. Palla quindi persa anche con un briciolo di sfortuna. Anche lì sbaglia Jones su questo possesso, perché la poteva dare tranquillamente a Jura, che invece è voluto andare a chiudere. Però insomma quella è una situazione caotica. Qui anche lui si dimentica completamente Marco Isvili, proprio non lo guarda, è come se avesse avuto proprio un blackout mentale, lo lascia via, non ci sono blocchi, niente di niente. Marco Isvili si apre per il tiro da tre, Amoroso poi si accorge che Jones non lo segue, prova ad uscire ma ormai è decisamente tardi. Matteo, io ripeto, Capobianco ha parlato di 5 contro 5 nella conferenza stampa dopo partita, ma in realtà dopo tutti gli sforzi fatti per recuperarla, vedere un giocatore che ha un atteggiamento come questo lascia molto a desiderare. Sì, soprattutto di un giocatore che non ha mai pienamente convinto, salvo in qualche prestazione difensiva. Tenendo presente che questo giocatore è venuto in Italia come uno dei migliori difensori oltreoceano. Ecco, Andrea, sì, lui che, insomma, Andrea è un giocatore che, insomma, hai la nomea di essere un buon difensore. Tu che hai visto queste azioni, che cosa ci dici, anche da un punto di vista tecnico? Beh, mi sembra strano, cioè, non so se qui pensava che Poeta dovesse cambiare, però come hai detto tu, si è proprio fermato. Sulla seconda, invece, mi sembrava che lui volesse scalare sul lungo che si apriva nel pick and roll, non so se poi mi sbaglio. Però Jurak, so se fosse una rotazione codificata, perché lui era fermo in mezzo all'area, come hai detto tu, non l'ha seguito nemmeno Marco Isvili. Ecco, pure io ho pensato a quella cosa, ma in effetti se rivediamo, Jurak esce, guardate qui, Jurak segue il taglio, se non vedo male, di Leonen, e a quel punto Jones deve seguire appunto il suo diretto attaccante, che è appunto Marco Isvili. Sì, forse sì. Davvero c'è da restare perplessi, perché purtroppo noi comunque abbiamo ravvisato anche nella gara contro Ferrara che tra alti e bassi in quella situazione Jones era stato decisivo in attacco con quella poderosa schiacciata, in difesa facendo le giocate che hanno poi consegnato quella vittoria. Purtroppo, lo risottolineo, offensivamente a Bologna e ieri difensivamente nell'ultimo minuto, io non so, un blackout totale, Matteo. Sì, peccato non rivedere le immagini poi subito dopo la fine della partita, perché alle pagelle, io lo dico, ho messo 5 e mezzo a Jones, ma sarebbe da 3. Vedendo solo quest'ultimo minuto, sarebbe da 3. Invece poi veniamo alle azioni successive, perché abbiamo rivisto Matteo... È come sul se avessi più staccato la spina sul 72-65. Sì, e questo è davvero un grosso peccato. Abbiamo visto anche sul più 1 Teramo, dopo la rimessa, questo errore di Poeta. In una partita che Poeta stava giocando discretamente, non benissimo, ma discretamente,
E questi sono i suoi canestri, peraltro in un'area abbastanza libera. Sì, aveva fatto tutto bene, una bellissima entrata, era di fatto solo, cioè doveva solo appoggiare la palla a canestro. La prestazione è peccato soprattutto perché aveva fatto già 15 punti. Peppe Poeta non ha magari dato grande ordine alla squadra, però era stato comunque, cioè, rispetto alle ultime uscite, soprattutto quella di Bologna, per non andare tanto indietro, aveva sicuramente mostrato dei progressi. Purtroppo è un'annata così, dove non è brillantissimo per sua stessa ammissione. Ecco, qui invece Matteo, Green è bravo, Green che peraltro aveva sonnecchiato per tutta, sì, la partita, ha segnato due canestri nel finale, questo spezzando il raddoppio, andando fino in fondo. Green che è uno, ecco, a proposito di finali, avercene, perché anche a Cremona, se non sbaglio, aveva segnato il canestro della vittoria al supplementare, quindi evidentemente è uno di quei giocatori che quando il gioco si fa duro e comunque si devono risolvere le partite, vuole la palla in mano e la sa gestire in un certo modo anche. Anche se rivendo le immagini, forse bravo Green, ma forse squadra di casa, deve vincere a tutti i costi, avanti di uno, forse non può concedere un canestro del genere. Però purtroppo la differenza era di un punto, con due punti tu lo puoi mandare anche in lunetta, sai, male che va, vai, no, a supplementare. No, chiudere un po' le maglie, sono proprio aperte. Ma devo dire che comunque lui è stato bravo a spezzare, sì, il, sì, raddoppio. Green. Invece Matteo, sulle ultime azioni, chiaramente è stato cavalcato, ecco, qui Amoroso, che era il migliore di Teramo, e qui Cantù si è chiusa molto bene. Sì, a 6 secondi dalla fine, che poi con una rimessa, con un tocco di Green, sono stati persi altri 3 secondi, quindi di fatto l'ultima rimessa eravamo a 3 secondi e spiccioli, è stato fatto il massimo, si chiedeva un fallo su Amoroso, ma oramai credo che il più era fatto. No, io penso che non ci fosse. No, poi c'è, dico, il più era fatto, dico. Cioè. Sì, poi l'ultima azione, ecco, questo è lo scontro tra Mazzarino. Forse addirittura il fondamento. Sì, però addirittura di forse. Vediamo anche l'ultimissima azione, giusto per chiudere il quadro di quest'ultimo, di questi ultimi 80 secondi, perché subito dopo ci sarà la rimessa. Alla fine viene fuori un tiro tutto sommato anche accettabile, perché Uber fa saltare a vuoto un avversario. Poi è vero, arriva l'Ideca, se non vedo male, che è un buon intimidatore. E lui deve alzare la parabola, prende il ferro, purtroppo ci fa venire in mente anche quel tiro con l'Alba Berlino, un altro tiro che anche quello in condizioni difficili, che avrebbe potuto cambiare la stagione. È stato lo stesso tipo, sì, di azione. Quello da 3, questo da 2. Va bene, in generale però Matteo, che cosa possiamo dire? Ecco, qui vediamo, lui deve alzare la parabola proprio perché c'è l'Ideca che arriva in corsa, secondo ferro, insomma, poco altro da dire. Però Matteo, cerchiamo di ricostruire anche un po' questa partita in generale, perché il primo tempo è stato decisamente sottotono, e nel terzo quarto, finché Amoroso non ha arringato la folla, non ha preso quelle 2-3 triple consecutive, era calma piatta sostanzialmente. Sì, si era arrivati a meno 17, primo tempo veramente abbiamo detto tra i più brutti, se non il più brutto dell'era Capobianco. All'inizio del secondo tempo si aspettava una reazione, invece si è partiti con un 7-0 per Cantù, che si è andati meno 17. Ci ha pensato Amoroso, che si conferma sempre più un leader indiscusso di questa squadra, con delle triple, a caricare anche i compagni, a un certo punto su un errore di Jones, sì. Perché poi la squadra è stata brava anche ad alzare il ritmo difensivo, solo che sono stati persi alcuni palloni di troppo anche in attacco. Ci ha pensato Amoroso a caricare lo stesso Jones, comunque a richiamare l'attenzione del pubblico. 5 su 8 da 3 nel terzo quarto, si sono visti, come detto, difetti nel primo tempo, pregi di questa squadra nel secondo tempo, fino al più 7, e poi neanche parlare di difetti, proprio la squadra è mollata. Io vorrei essere forse un po' più drastico, diciamo che ieri Amoroso quasi quasi la stava vincendo da solo, sì, più che altro perché poi lui ha trascinato la squadra. Per il resto, tolto qualche contributo di Poeta, dagli altri sinceramente poco. Abbiamo visto di Jones, ma anche Uber, una pausa ci può stare. Diner stesso, lontano parente, quel giocatore visto nel primo tempo contro Bologna, ho visto contro Siena. Sì, 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 ma diciamo che Amoroso, oltre ad essere il leader, è stato ieri, se Teramo ha messo il naso avanti, è stato merito solo di Amoroso, diciamo, che è stato bravo a caricare i compagni, però i compagni possono essere anche caricati, però se alla fine non danno niente. Amoroso, fin quando ha potuto reggere, ha fatto 24 punti. I punti, sinceramente, Amoroso li ha sempre fatti in Serie A,
Ma se io devo vedere il roster di questa squadra, chi mi deve fare i punti sono altri, sono Diner, sono Jones. Ecco, ora direi, noi abbiamo preparato una schermata con numeri che sono aggiornati a prima della partita con questa con Cantù. Pregherei la regia di ecco qui. Io penso che ci sia una sorta di deficit strutturale, non so se questi numeri possono aiutare. Questi sono i dati dal 2003-2004, primo anno di Teramo in Serie A, fino all'attuale stagione, che dicono, parlano dei tentativi medi fatti dalla squadra per singola partita, da 2, da 3 e liberi. Si vede che siamo ai minimi come tentativi di tiri da 2, siamo quasi al massimo per il tentativo di tiri da 3, ma siamo abbondantemente ai minimi per i tentativi di tiro libero. Addirittura 27 tiri liberi tentati di media nell'anno 2003-2004, c'era Mario Boni, tra l'altro, il che incide non poco in questa statistica, proprio nella capacità di attirare i falli. Questa è una squadra che, ripeto, questi numeri sono aggiornati a prima della gara contro Cantù, per la precisione sono 23 tiri liberi tirati contro Cantù, ma la media, prima della gara con Cantù, 18.8, che vuol dire, Matteo, magari poca aggressività, poca capacità di attaccare il pitturato e quindi meno possibilità di prendere tiri liberi. E se ci mettiamo che quei pochi che tiriamo li pure sbagliamo, tranne ieri che la percentuale si è un po' alzata all'81%, ma ricordo Bologna che era attorno al 60%, per esempio, la partita di Bologna, quindi diciamo che oltre a tentarne pochi. Ecco, io Andrea, tu pensi che questi numeri possano avere in qualche modo una valenza, possano aiutare a capire, o poi sai, magari quando si entra nei meandri di certe analisi è più difficile? Purtroppo nei momenti negativi si attacca un po' a tutto, però pur essendo la convinzione che i numeri non sono così importanti, potrebbero essere sintomatici magari questi un po', i minor numero di tentativi da due e questi pochi tiri liberi magari sono segno di poca aggressività magari. Credo anche all'inizio c'era l'idea di avere come centro titolare James Thomas, che è uno che là sotto bene o male magari anche questo potrebbe incidere, però secondo me è un momento che è negativo e... Io penso, ecco, perché parliamo di deficit strutturale? Perché praticamente questa squadra al momento sembra avere un solo giocatore capace di attaccare l'area, che è Poeta, però... Essendo questa, Matteo, una squadra che non allarga molto il campo, come era quello dello scorso anno, lui già per questo fa un po' più di difficoltà. Mettiamoci anche che le squadre, come più volte abbiamo sottolineato, preparano la partita su di lui, perché quello che ha fatto lo scorso anno, soprattutto a livello di playoff, lo ha imposto come giocatore cardine di questa squadra. Comunque uno dei giocatori da quali si parte nel preparare la partita contro Teramo. Quindi l'attenzione delle difese altrui, è una squadra che non sembra fatta apposta per aprire il campo, generano poi questo tipo di problema, non so cosa ne pensi. Sì, sì, ma su Poeta ormai viene raddoppiato da sia questa stagione che anche in altre, solo che in questa stagione sta rimarcando molto di più. L'altra alternativa poteva essere Uwer e anche nelle ultime settimane è molto raddoppiato. Amoroso fa quel che può ed è molto. Mancano gli altri perché mancano le alternative, tipo se viene marcato Poeta, viene marcato Uwer, dovrebbe uscire fuori un altro giocatore. Facciamo sempre il nome di Dier, non esce mai fuori. No, il problema è questo, che comunque gli altri migliori attaccanti di Teramo, tra gli esterni, appunto Diner e Uwer, in realtà non sono giocatori che attaccano l'area, in quel senso che manca poi l'alternativa a Poeta, perché Diner è uno che comunque... prende il tiro da 3 o prende il tiro da 2. Uwer prende quasi esclusivamente tiri da 3, non sono giocatori che attaccano, che aggrediscono l'area, e quindi da quel punto di vista Teramo stenta, perché ancora una volta, ieri lo si è visto, si va col tiro da 3, la squadra vive o muore con il tiro da 3. E anche ieri Matteo, appena siamo alzate le percentuali del tiro da 3, Teramo ha recuperato. Dopotutto nel terzo quarto la squadra ha infilato 5 triple, 3 di Amoroso che poi ha trascinato nel vortice anche Poeta e Diner che hanno messo quei tiri da 3. Non a caso il 41%, ecco un'altra statistica che potrebbe essere utile, nelle vittorie di Teramo la Banca Terca si è tirato il 41,5% da 3 punti, nelle sconfitte il 35%. Quindi questa è un'altra statistica, vabbè, può essere banale dirlo che insomma le percentuali quando vinci no è perché magari hai tirato bene, però anche ieri abbiamo avuto la sensazione che questa squadra offensivamente dipenda troppo dal tiro da 3 ed è difficile trovare
magari altre alternative. Comunque, io penso che non ci sia persona migliore per parlarne che il coach della Banca del Castero, Andrea Capobianco. Coach, in linea? Sì, buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera coach. Allora, innanzitutto un primo commento un po' a freddo dopo la partita di ieri, che sicuramente ha lasciato il segno in negativo in tutto l'ambiente. Ma certamente siamo molto dispiaciuti tutti quanti, perché abbiamo fatto dopo un inizio molto contratto, e loro hanno giocato molto bene, come ha detto anche Trinchieri, quasi una partita perfetta. Siamo stati bravi con la grinta e con la voglia di sputare sangue in mezzo al campo a riprendere la partita. Purtroppo alla fine abbiamo fatto qualche errore che ci è costato caro, come purtroppo quest'anno ci sta capitando tante volte. Quest'anno se sbagliamo una cosa veniamo puniti, però il discorso è che la sbagliamo per essere puniti. Quindi l'amaro in bocca, perché penso che la voglia di recuperare c'è stata ed è stata notevole, nonostante certi timori, certi fantasmi con cui purtroppo giochiamo quest'anno. La voglia per riprendere la partita c'è stata tutta, abbiamo ripreso, al minuto e mezzo alla fine eravamo più 7, quindi vuol dire che c'è stata la grinta giusta. Solo che logicamente poi alcune cose ci hanno frenato, ci hanno limitato, alcuni errori ci hanno limitato e ci è costato un'altra partita. Coach, noi abbiamo rivisto le ultime azioni, in particolare i due tiri di Marco Isvili. A nostro avviso c'è stato un blackout più che della squadra di Bobby Jones, che era l'uomo che fino allora aveva ottimamente marcato Marco Isvili. Che cosa è successo in quel momento? Perché è sembrato come se lui abbia quasi spento la luce, abbia quasi dimenticato di seguire l'uomo in situazioni neanche tanto particolari di schemi costruiti per Marco Isvili. Sì, questo è verissimo, nel senso che abbiamo fatto questi errori notevoli, grossi, grossolani. Io penso, però domani parlerò con la squadra, perché il giorno dopo e la sera non è mai il caso. Penso che ci sia stato anche un problemino di collaborazione a un certo punto, però soprattutto sul primo. Però penso che ci sia stato, certamente in quei secondi, quando sappiamo bene che Marco Siri e Mazzarino sono gli uomini che prendono la palla in mano, ancora più di un giocatore, di un grande giocatore come Leonen, che è un giocatore, un tiratore micidiale, però in quei momenti sono Marco Siri e Mazzarino che prendono la palla in mano. Ecco coach, purtroppo lei ieri ha parlato di difesa ipnotica, in che senso? In che senso ipnotica? Nel senso che stavamo lontani. Io uso questo termine quando quando esce un tiratore, la cosa che posso fare è contrastarlo. Se sono lontano lo posso solo guardare e provo con la forza del pensiero a farlo sbagliare, in senso ironico l'ho detto, cioè in Serie A bisogna difendere sugli avversari a contatto, perché difficilmente da solo sbagliano. Ecco, se sbagliano è un errore dell'attaccante, sì. Invece io sono convinto che la difesa deve costringere all'errore. Ecco, un'altra questione, questo è un aspetto diciamo difensivo, anche se la difesa anche ieri comunque ha tenuto bene, e da un punto di vista difensivo la squadra penso che si possa rimproverare ben poco, eccezione fatta che questi errori già descritti nel finale. Per quanto riguarda la fase difensiva, coach, noi ora ne stavamo parlando, lei ritiene che ci sia un deficit strutturale nella squadra che, diciamo, tolto dalla partita poeta con le dovute aggiustamenti, si perde la capacità di andare nel pitturato e di conseguenza questa squadra dipenda troppo dal tiro da tre, tenuto conto che Diner ha le sue incombenze, che Jones purtroppo non ha il talento per prendere determinate iniziative? Guarda, allora, noi giochiamo varie situazioni per prendere vantaggio. Nella pallacanestro si può prendere vantaggio con l'uno contro uno, in questo Giuseppe è straordinario. Altre situazioni che prende vantaggio sono la palla al posto basso, quindi quando la palla arriva vicino all'area a Valerio Amoroso, cosa che ieri abbiamo fatto benissimo, perché sì. Valerio, i tiri da tre, alcuni sono nati dall'uno contro uno di Valerio in posto basso, se ricordo, adesso non ho le statistiche avanti, però abbiamo giocato molto un gioco che noi chiamiamo pugno alto, che è mandare spalle Valerio, spalle o fronte in base all'avversario, sì, che lui ha. Quindi questo è un altro modo per prendere
per prendere vantaggio, cioè avvicinarci all'area con i lunghi, Valerio altri tipi di giochi con gli altri lunghi, oppure mettere spalle a canestro, anche gli esterni, vedi Drake marcato da Mazzarino, oppure giochiamo i pick and roll. Ci sono varie situazioni per prendere vantaggio. Logicamente le squadre sono molto brave a chiudersi, noi siamo molto bravi anche ad allargare il campo in certi momenti, cosa che non ci è riuscita assolutamente nei primi due quarti, che avevamo delle spaziature non tanto corrette e perciò segnavamo poco perché l'area era piena. Però certamente siamo una squadra che ha giocatori che possono tirare da tre tranquillamente, perché abbiamo Valerio che può tirare, Drake tira, Ryan tira, Giuseppe può tirare, Bobby può tirare, quindi tutto sommato abbiamo giocatori che possono tirare da fuori. Il tiro da tre dipende da come nasce, se nasce prendendo un vantaggio o meno. Secondo me le percentuali buone che abbiamo in certi momenti è anche perché riusciamo a prendere vantaggio. Il problema è che dobbiamo migliorare sotto altri aspetti significa toglierci, di scrollarci di dosso un po' di paura che non so perché ci è saltato addosso e giocare con la faccia tosta che abbiamo sempre avuto, perché non si può non si possono regalare 17 punti in questo campionato, ma bisogna giocare alla pari per cercare di vincere partite. Noi siamo stati bravi da meno 17 ad andare più 7, quindi 24 punti in due quarti, questo vuol dire qualche qualità c'è. Il discorso semplicemente è capire perché dobbiamo stare meno 17 per giocare come indemoniati. Ecco, Matteo... Non so se sono stato chiaro. Sì, 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 assolutamente. Volevo sentire Matteo, forse qualche domanda. Matteo? Sì, Andrea. Ciao Matteo. Ciao. Niente, io volevo sapere, innanzitutto, allora, intanto, vabbè, quando si perde, come quando si vince, tutti hanno delle responsabilità, però volevo sapere, dall'ultima difesa, credo che se Jones stacchi la spina, l'allenatore conti fino a un certo punto in quel caso. Per quanto riguarda per esempio Young, è successo già contro Siena, ieri si è ripetuto in qualche circostanza, che arriva sotto il canestro o sbaglia o addirittura passa la palla indietro. Come se lo può spiegare Andrea Capobianco, come te lo puoi spiegare? O comunque ecco, questa è la domanda, perché dopo all'altra ne hai già risposto tu, tenendo presente che il primo tempo regalato forse per paura, ecco. Allora, Jeff è un giocatore che ci mette grandissima intensità, infatti nel recupero da meno 17 lui stava in mezzo al campo. Certamente è un giocatore che ha una grande energia e purtroppo qualche volta sotto canestro, ieri ha sbagliato un tiro e un'altra volta invece di andare a schiacciare è stato stoppato da Ortner. Però è un giocatore che ci dà una qualità di energia incredibile e penso che sia fondamentale per il recupero. E altre volte forse ha più fiducia, per dire, lui spesso caccia la palla quando c'è Ryan in campo, perché ha grande fiducia in Ryan, in Drake, nel tiro, e quindi la ributta fuori. Che non sto dicendo che è una cosa corretta o meno, però vuol dire anche che è un giocatore che sa cosa può fare in certi momenti e cosa possono fare alcuni compagni. Quindi certamente dobbiamo cercare di tutti quanti di essere più cinici, e nel cinismo, quello che io intendo per cinismo, rientra anche quello di saltare su e andare a fare una schiacciata in faccia a qualcuno, oppure di fare un canestro con tanta semplicità piuttosto che, e non parlo di gesto, parlo in generale, piuttosto che cercare una cosa forse meno facile, perché ecco, soprattutto nei momenti di difficoltà come quest'anno penso che noi dobbiamo andare alla ricerca costantemente delle cose semplici. Ecco coach, io un'ultima annotazione la vorrei fare sul minutaggio di alcuni elementi come Stanescu, Cerella e Marino. Come sì. Mai nelle sue rotazioni ora trovano meno spazio questi giocatori? Marino praticamente non ha minutaggio, Stanescu e sì. Cerella hanno un minutaggio diciamo abbastanza limitato. Sai, allora, per quanto riguarda Marino, secondo me sta facendo un lavoro che è più a lungo termine, cosa che era successa anche con Alessandro l'anno scorso, e io penso che lui prima o poi inizierà, che io gli darò più minuti e quindi dimostrerà ancora, eccetera. Però dipende anche da alcune partite. Ieri una partita a un certo punto dovevamo giocare con grandissima energia e penso che Giuseppe Poeta abbia un'energia incredibile. Per quanto riguarda Cerella e Virgil, allora Virgil ieri è partito perché volevamo fare certe cose, aveva fatto tre falli subito, poi stavamo meno 17, avevamo bisogno, come ho detto prima, di grandissima energia, e giocatori di energia nella squadra
l'energia che può mettere Giuseppe sul perimetro la possono mettere Jesse e Goran invece dentro l'area. Cerella, logicamente, questa è una domanda allora Bruno è un grandissimo difensore, sì, straordinario, stiamo lavorando in attacco, straordinario in difesa, però quando siamo a meno 17 bisogna anche recuperare. Ecco, cioè, secondo me ci deve essere una logica nelle cose che si fanno, poi questa logica può essere giusta o sbagliata, però ci deve essere. Allora sai, tutti quanti mi dicono che non parlo di addetti ai lavori, della grande difesa che fa Bruno spesso, come dire, che sta facendo e che ha fatto ieri. Allora quando uno sta a meno 17 penso che abbia bisogno anche di qualche anche cosa di attacco. In attacco. Però ecco, ad esempio Stanescu, diciamo che questo limite di intensità ce lo ha quasi congenito. Purtroppo ecco, se tornasse quello di dicembre, che in attacco ti dà certe cose, magari la squadra può sopperire a dei deficit difensivi che lui ha, è per questo motivo che non solo ieri ma anche in passato nelle recenti partite ha avuto un limitaggio così, diciamo, contenuto. Dico di Stanescu perché comunque è un giocatore molto importante sulla carta, che però sì, sicuramente che ho voluto, che abbiamo, eccetera. Certamente se riprende confidenza con certe situazioni sarà un giocatore importante per questo finale di campionato. Io penso una cosa importantissima, che la cosa fondamentale, non so se ho risposto Virgil, sì, cioè se sul fatto di Virgil, cioè io sono convinto che lui possa darci tanto e sta riprendendo l'andamento, infatti perciò è partito in quintetto, non perché perché chissà per quale motivo, siccome sta riprendendo una certa, sì, cosa dopo l'infortunio eccetera di dicembre, parlo la fine dicembre eccetera, sì, io penso che lui possa darci qualcosa di utile, cosa che per cui non l'abbiamo preso a Teramo. Assolutamente, e questo l'auspicio di tutti. Coach, noi la ringraziamo, abbiamo forse anche un po' abusato di lei a livello di minutaggio, sappiamo che è fuori è impegnato, e ovviamente le facciamo io, Matteo, c'è anche qui Andrea Grosso che mi ha detto che... Ciao Andrea. Salve Coach. Ciao Andrea Coach. Bene, ci sentiamo, non parliamo. Ciao, un abbraccio. Grazie mille, spero che tutto torni per il verso giusto, ma ne sono sicuro. Dicevo prima ad Andrea che ho un bellissimo ricordo di lei e la saluto molto. Grazie Andrea, un abbraccio, ho parlato di te con il tuo coach, ho parlato di te ultimamente. Sì. Un abbraccione. Grazie mille. In bocca al lupo, grazie. Crevi altrettanto. Va bene coach, noi facciamo un in bocca al lupo perché insomma sono settimane comunque difficili, ma siamo convinti che con il lavoro e la costanza si uscirà fuori da questo momento. Grazie. Grazie coach, veramente buona serata. Buona serata. Ciao, grazie, un saluto a tutti. Grazie a coach Andrea Capobianco, insomma l'abbiamo tenuto insomma, al telefono abbastanza. Matteo, l'augurio è che ora la palla passa anche ai giocatori, perché come hai detto tu, poi se Jones diciamo, ha il blackout, dico lui, ma anche altri giocatori, lo stesso Diner e altri ancora, se poi in campo non rendono per quello che ci si aspetta, è difficile, anche se io continuo ad essere convinto che c'è un piccolo deficit strutturale, piccolo grande, quello che c'è un misto, c'è quello, c'è anche l'aspetto mentale che ora chiaramente attanaglia la squadra, bisogna uscirne perché insomma non vogliamo soffrire come è successo nel 2007. Soprattutto perché, ecco, 10 secondi proprio, soprattutto perché questa squadra ha dimostrato nel periodo da metà novembre a fine dicembre di fatto di poter giocare, ha ottenuto vittoria a Biella, a Roma. Cioè, quindi... Allora, vediamoci gli highlights della partita tra Teramo e Cantù, dopodiché pubblicità e passeremo ad Andrea per parlare di questa grande Amatori Pescara. Ora spazio agli highlights. Up.
Over, prova la conclusione. Ferro da parte di Over, vince Cantù. Eh sì, vince Cantù, suicidio quasi perfetto. La Banca Tercas prosegue in questo momento di grande difficoltà. Subito la pubblicità. Ristorante La Rusticana. Il gusto di una cucina tradizionale innovativa con piatti di propria creazione. L'eleganza di una festa indimenticabile nella meravigliosa sala dedicata a banchetti e cerimonie. Ristorante La Rusticana, in Contrada Stampalone, Cellino Attanasio, Teramo. ABF SRL, arredamenti e sedute per ufficio, nucleo industriale a San Nicolò a Tordino, Teramo. www.abf.it. Ristorante La Gran Seola, dove le parole lasciano lo spazio al piacere di scoprire l'amore per la cucina genuina, con pesce rigorosamente di giornata accompagnato da vini pregiati e selezionati. Ristorante La Gran Seola, a due passi dal Duomo e dal Teatro Romano, in via Vittorio Veneto 25, a Teramo. Telefono 0861 24 39 65, chiuso domenica sera e lunedì. Allora, per quanto riguarda le minors, andiamo a vedere subito i risultati del girone G di C dilettanti e coinvolgiamo immediatamente Andrea, perché ieri l'amatore ha scritto un'altra stupenda pagina di questa stagione. Avete violato il campo di Ceglie, tra l'altro in condizioni ambientali, mi dicono, alquanto particolari, con qualche punto mangiato. Avreste potuto avere anche più di 103 punti, che sono già un bel malloppo, ma che sono in linea con la tendenza che avete avuto, Andrea, in questa fase della stagione dove state giocando un grandissimo basket. Sì, stiamo facendo un gran girone di ritorno. Ieri, come hai detto tu, in condizioni ampiamente ostiche, diciamo, e siamo riusciti a vincere una grande partita dal punteggio alto, una partita bella. Siamo rimasti attaccati a loro i primi due quarti, quando loro cercavano ogni tanto di scappare, con un grande pubblico tra l'altro. Il terzo quarto abbiamo dato un'impronta importantissima alla gara, siamo andati in vantaggio di doppia cifra, loro erano in grandi difficoltà, dopo sarà l'ambiente ostico, sarà qualche chiamata arbitrale un po' dubbia, soprattutto il secondo tecnico a Paolo, al coach, è stato veramente scandaloso. Sono rientrati in partita, però siamo stati bravissimi alla fine con i tiri liberi, con la difesa, a portarla a casa, è un'altra vittoria importante. Sì, qui vedo tu 14 punti, Scamongeli 25, 22 di Carmine, 18 di Iner, lo stesso di Carlo, grande partita da 18 punti, insomma tanti giocatori in doppia cifra, e tu hai avuto una evoluzione, no? Perché stai giocando anche dei minuti da 4 tattico, tu che sei insomma una guardia che ha spiccate doti difensive. Come ti ci ritrovi in questo nuovo meccanismo? No, io mi trovo bene nella squadra, nel gruppo, cioè quello che poi mi dicono di fare Paolo e Lorenzo faccio, ma credo, come hai detto tu, che tutti quanti stiamo andando bene. Quando giochiamo così tutti quanti bene è difficile che perdiamo la partita. Ma che cosa è successo nel giorno di ritorno? Perché questo cambio di passo? È sembrato che proprio la squadra abbia cambiato marcia e stia interpretando il tipo di pallacanestro che vuole il vostro coach. Beh, credo che sia normale in una squadra nuova, in un gruppo nuovo, affrontare periodi di difficoltà in cui non tutto va come vorresti. Però credo che grazie anche a questi periodi di difficoltà ora stiamo riuscendo ad avere questi risultati importanti. Abbiamo capito il modo di giocare, il modo di affrontare le partite, e questo ci sta dando questi bei risultati. In un campionato dove voi avete, ora sì, avete perso con Francavilla l'altra volta, ma avete trattato le due principali candidate alla vittoria finale allo stesso modo, perché avete fatto dispetto a Salvemini vincendo a Campobasso dopo un supplementare, sì. E avete poi restituito il favore a Ceglie. Sì, 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 sì. Peccato. Cioè, come mai, ecco, voi avete vinto di 20 punti una serie di partite, anche contro Termoli, avete dato una decina di punti a Campobasso, sì, dopo un supplementare, ma insomma, fuori casa, ieri un'altra decina di punti a Ceglie.
Che cosa vuol dire che salvarsi e fare i playoff entrando, diciamo, quatti quatti può essere solo un obiettivo minimo a questo punto, o forse, ecco, si può ambire a qualcos'altro? Secondo me la classifica la dobbiamo guardare fino a un certo punto, sì, ecco, la possiamo guardare, anche perché Termoli oggi ha vinto il recupero con Lucera, sì, ha vinto il recupero di ieri con Lucera. Però sono del parere che, come non guardavamo la classifica all'inizio del girone di ritorno, in cui ci davano quasi retrocessi e tutto girava male, secondo me la classifica ora la dobbiamo guardare fino a un certo punto e giocarci tutte le partite che rimangono con questa mentalità e poi vedere che succede alla fine. Insomma, piedi per terra. Tu, Matteo, che cosa pensi di questa Amatori? Ma ottima stagione, soprattutto le vittorie ottenute su campi non facili, perché la vittoria tipo quella di ieri di Celje, ottenuta in quelle condizioni, è una nota di merito e un segno di maturità per la squadra. Sono d'accordo quando Andrea dice che all'inizio hanno avuto difficoltà perché è una squadra comunque nuova, anche lo stesso magari coach Nardecchia, che arrivava in un ambiente nuovo come quello di Pescara. I frutti si stanno vedendo oramai. Pescara penso che sia una delle squadre più temute nel girone, di fatto Campobasso ci ha perso in casa, però magari la deve ringraziare perché fermando Celje adesso Campobasso è tornata in vetta con la vittoria di Giulianova. Secondo me Pescara potrà dire certamente la sua, senza magari fare i cosiddetti voli pindarici, sempre continuando a lavorare così, perché è una squadra che ha punti nelle mani, ne ha, soprattutto perché non è che vince in questi campi, ma stravince. questo cioè, è davvero... Ha fatto 7 vittorie nelle ultime 8 partite, di cui penso 6 con oltre 15-20 punti di scarto. Sì, cioè. Dice Nardecchia, questa squadra si deve mettere l'elmetto e poi va, diciamo, probabilmente sì, a combattere senza... In certi campi forse serve proprio l'elmetto. Sì, forse io a Celje serviva. Sì, sì, dal martedì... Questa è la mentalità che vi contraddistingue. Come dice lui, ci dobbiamo allacciare tutti quanti l'elmetto e lavorare al massimo dall'allenamento e poi fino alla domenica. Sul campionato che cosa ci dici in generale, su questo campionato? È un campionato abbastanza equilibrato, anche se magari ora le squadre in fondo alla classifica stanno facendo un po' più fatica, però settimana scorsa Celje ha vinto a Monopoli dopo un supplementare con un tiro da 8 metri di Motta per il pareggio, quindi non puoi sottovalutare nessun avversario, devi giocare nello stesso modo con chiunque. Noi non ci sentiamo né più forti di Monopoli, che ora è ultima, né più scarsi di Celje, Campobasso e le prime. Bisogna lavorare e giocare come sappiamo e possiamo, poi il futuro si vedrà. Matteo, un commento sulle minors in generale, partendo dalla ti chiedo la sintesi, tutto in un minuto e mezzo, due minuti. B dilettanti e C dilettanti. Chiedi stravince il derby contro Torre dei Passeri, con la scuola di Tempera mai in partita. Chiedi ancora assenti Castelluccio e Feliciangeli, ottima prova di De Ambrosi con 19 punti, di fatto partita mai in discussione, 27-16 dopo il primo quarto, più 20 al riposo, anche per stessa ammissione di coach Remo Temperetto, non siamo riusciti mai a entrare in partita, percentuali bassissime, basti pensare il 33% dalla lunetta, che è veramente molto basso. Chiedi continua a rincorsa anche se Recanati continua anche a vincere. Torre dei Passi sarà un impegno fondamentale nel prossimo weekend contro Fossombrone. Per quel che riguarda la C dilettanti, girone F, l'Aquila vince contro Cagliari la quarta gara, tutte in casa, la vinte, poi casa tra parentesi perché gioca a Campli, contro Cagliari, ribalta anche l'ottica del doppio confronto del perso di 9 in Sardegna, si porta a meno 2 dal duo Minerva-Roma e proprio Cagliari. Purtroppo la Minerva, quando vince l'Aquila vince anche sì. La Minerva-Roma. Tenendo presente che le giornate sono di meno, però certo che da quando è arrivato coach Di Stefano si stanno vedendo questi risultati, anche l'ultimo innesto di Tenerini, ieri tra parentesi l'Aquila 5 giocatori in doppia cifra, molto molto positivo. Per quanto riguarda il girone G, oltre alla grande Pescara, abbiamo Giulianova che ha perso in casa nell'anticipo di sabato contro la capolista a Campobasso di Salvemini, senza mai di fatto entrare in partita, sempre sotto, basse percentuali, e Sulmona continua nel suo periodo veramente nero, 7 sconfitte consecutive, mai ancora una vittoria nel girone di ritorno, l'ultima vittoria il 10 gennaio. Allora, l'Aquila giocherà ad aprile, il prossimo turno, per la B dilettanti Budrio, Chieti e Torre Fossombrone,
Per quanto riguarda la C Dilettanti, il derby Amatori Giulianova, con l'Amatori che vorrà riscattare la sconfitta in volata dell'andata, sul mare a giocare in casa contro Francavilla Fontana. Andrea, la tua evoluzione nella tua carriera, appunto, negli ultimi anni, tu sei stato a Catanzaro e prima ancora? Sono stato l'anno scorso a Ruvo di Puglia, e prima ancora a Catanzaro, prima ancora a Senigallia. Che ricordi hai di queste stagioni? Ti sei allenato anche a Iesi con prima ancora a Iesi e prima a Pescara in C1 l'ultimo anno, sì, di Juniores. E ricordi in maggior parte positivi, però l'anno scorso magari è stata un'esperienza un po' più negativa, ma sono tutte esperienze che comunque ti servono, ti fanno crescere, ti fanno capire come affrontare questo sport e la vita, diciamo. Ecco, mi faceva notare giustamente Matteo, per quanto riguarda il basket in carrozzina, Giulianova, la Bielessa Micacci, perde male a Sassari 60-52, 19 di Marchionni, 23 di Turlo, assente per impegni nazionale Rouillard. Si torna a giocare il 10 di aprile, questi sono i risultati dell'ultimo turno di campionato. La Micacci ospiterà il Dream Team Taranto. Verosimilmente mancano 2 punti alla BLS Amicacci per accedere ai playoff. Prossimi impegni, appunto, Taranto e poi la settimana dopo a Cantù. Non la scampa Andrea Grosso, perché chiaramente fratello d'arte. Che cosa vuol dire essere fratello di Fabio Grosso? Per me è un piacere, perché sono sempre stato orgoglioso di quello che ha fatto e sta facendo mio fratello. Quante volte te l'hanno anche scambiato per lui, perché siete molto molto somiglianti? Scambiato ormai raramente è successo, perché comunque un po' ci assomigliamo, però io sono molto felice per lui, perché è mio fratello, quindi. Anche Matteo, quando è entrato, ha avuto un... No, la domanda sarebbe ideale, visto che Fabio è più grande, credo, sì. 10 anni, di più. 10 anni. 77-87. Come mai Fabio calcio e tu basket? Perché io da piccolo volevo iniziare a giocare a calcio, poi mia mamma si era scocciata di terra, borsoni, diciamo, me l'ha proibito, tra virgolette. Io ho iniziato a giocare a basket, mi è piaciuto, credo che sia uno sport fantastico e ho continuato così. Credo che sia stato pure condividiamo meglio. Condividiamo. L'ultima, quando Fabio ha messo la palla su quel dischetto nella finale mondiale? Emozioni di tutti i tipi. Io ero con la mia famiglia lì allo stadio, ho abbracciato l'altro mio fratello, il maggiore, e speravo che non tirasse il rigore mio fratello. Quando ho visto che tirava l'ultimo, c'è stato un po' di panico, però è andato tutto bene, grande felicità. Benissimo, benissimo. Ultimissima, perché siamo già fuori tempo massimo, un tuo augurio da un punto di vista personale e di squadra per questa stagione? Il mio augurio è di continuare su questa strada, continuare a allenarci duro, continuare a stare bene così insieme, perché il gruppo è fondamentale, e poi vedremo se alla fine riusciremo a toglierci qualche soddisfazione. Benissimo, allora gli ultimissimi istanti per vedere, Matteo, anche la prossima schermata. In anticipo, la Banca Ter Casteramo sarà ospite della Pepsi Caserta. Durissimo. Detta così, fa un impegno che fa tremare i polsi. Prima di 2 trasferte consecutive, Caserta è la squadra che sta stupendo tutti, al secondo posto in classifica, viene da una vittoria strepitosa a Pesaro, 7-8 da 3 Jumaine Jones, però diciamo anche che all'andata, il momento forse più brutto del giorno d'andata, quando Teramo era sotto nettamente contro Caserta nell'ultimo quarto, avvenne una mini svolta e Teramo vinse quella partita, una delle poche sconfitte di Caserta, ma almeno Teramo può vantarla, che è stata fatta al Pascapriano. Si gioca in anticipo, si spera una cosa, che questa, Matteo, sia una settimana fruttuosa. Se questa squadra ha dei limiti anche mentali in questo momento, beh, questa è una gara che sulla carta pronostico chiuso, stando alla classifica e al momento che hanno le due squadre. Visto Teramo in una gara a pronostico chiuso, come se l'è giocata con Siena, sì, vuoi vedere che, liberata mentalmente da un certo tipo di pressione, perché qui il pronostico, ripeto, sembra chiuso, ci possiamo aspettare veramente una bella partita? Lo speriamo tutti, e ovviamente si spera che lunedì prossimo si parli di una Banca Tercas che quantomeno riesca a tornare, sì, la vittoria sarebbe veramente non preziosa ma di più, però soprattutto con delle credenziali giuste. Abbiamo visto anche Roma-Pesaro, sì, abbiamo visto Ferrara-Avellino, Ferrara che poi giocherà contro la Sebastiani tra 2 giornate, Cremona giocherà a Treviso, Varese invece a Bologna contro la Virtus, ci abituiamo a, ora, anche a guardare... Sì.
a guardare la parte bassa, sì, Biella Siena, insomma, guardiamo la parte bassa della classifica. Va bene, siamo veramente fuori tempo massimo. Io ringrazio Gilberto Marinozzi e Jacopo Forcella, rispettivamente in regia al coordinamento. Ringrazio Andrea Grosso che ci è venuto a trovare, ci ha fatto veramente immenso piacere e gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera. Grazie. Grazie ad Andrea. Con Matteo appuntamento è a lunedì prossimo e anche con voi con Abruzzo Basket. Buona serata e ora la partita. Seola, dove le parole lasciano lo spazio al piacere di scoprire l'amore per la cucina genuina, con pesce rigorosamente di giornata accompagnato da vini pregiati e selezionati. Ristorante La Gran Seola, a due passi dal Duomo e dal Teatro Romano, in via Vittorio Veneto 25, a Teramo. Telefono 0861 24 39 65, chiuso domenica sera e lunedì.